Buonasera a tutti, in effetti io non sono mai stato in Giappone, non ho mai avuto l'opportunità di notare l'armonia come ha notato il dottor Posso, ma devo dire che dal dottor Posso sono stato contagiato, comunque se non contagiato, incuriosito da lì che sono partito, perché non sapevo molto poco di lì. L'obiettivo di questa presentazione, che cerco di essere rapida per i motivi che ho già detto prima, è l'obiettivo è quello di portare a conoscenza di qualche piccola azienda, perché l'uditorio sicuramente è composto per la maggior parte da piccole aziende, delle motivazioni del processo che ci ha portato a scegliere di introdurre la linea in azienda, in un'azienda così definita PMI, piccola media industria. L'anno scorso io ero qui, era il 15 a gennaio, forse febbraio, erano alle 7:30, c'era meno gente. Quindi forse è già un buon segnale che ci sia ancora qualcuno. Quindi comincio la presentazione andando un po' veloce, però sottolineando qualche aspetto importante. Da più di 50 anni noi siamo un'azienda che produce sospensioni, che sono balestre e barre stabilizzatrici, staff, vari prodotti per veicoli industriali, camion cosiddetti, o rimorchi, mezzi agricoli e carri ferroviari, in 3 stabilimenti, 2 a Torino, Venaria, Robassomero e 1 vicino a Bologna. Abbiamo 90 addetti che erano 120 nel 2007, immaginate il perché. La produzione, parliamo di metalmeccanica pesante, lavoriamo una materia prima che l'acciaio, 5.000 tonnellate all'anno se a qualcuno può interessare. Gli articoli sono molto simili a quelli dell'azienda del dottor Posso. Sono 9.000 all'anno in produzione, che vuol dire 10-12.000 in vendita, quindi abbiamo la possibilità di produrne 30.000, che sono gli articoli totali in anagrafica. Peculiarità, la produzione avviene in piccoli lotti. Piccoli lotti cosa vuol dire? Arriviamo a 5 pezzi, mediamente possono essere tra i 10 e i 20, molto più raramente, per quella che noi chiamiamo industria, primo equipaggiamento, arrivano a 100 pezzi. Lavoriamo in un mercato di riferimento, dove lavoriamo in Italia, in Spagna, dove abbiamo il cliente più importante, in Germania, in Francia, diciamo nella vecchia Europa, con una tipologia di clienti che vanno dal primo equipaggiamento al mercato del ricambio, al carro ferroviario, all'esportazione. Avendo così tanti prodotti, diciamo che ci ha aiutato nella difesa dall'attacco dei prodotti dei paesi asiatici sicuramente, però ha dovuto portarci una specializzazione nel servizio per il cliente in termini di offerta di prodotto, la quantità che vi ho detto prima, l'assistenza tecnica e logistica, perché non è così semplice individuare la sospensione di cui un cliente ha necessità. Parto un attimo dallo scenario prima della crisi. Noi siamo sempre stati in movimento, abbiamo sempre fatto, diciamo che il mercato era stabile, i volumi però erano in mente per chiusura di competitor internazionali. Abbiamo sempre fatto investimenti per rinnovare gli impianti, per competere sempre di più sui mercati e per contenere i costi. L'ingegner Scanzella prima ha parlato di costing cut, che non è la priorità in certi momenti, non ricordo bene, per noi lo è stato, perché abbiamo avuto dei costi dell'energia, purtroppo siamo tra i più grandi consumatori di energia elettrica e di gas di Torino, una grossa sfortuna questa, e abbiamo dovuto correre ai ripari. Abbiamo cominciato a impratichirci del fotovoltaico. Nel 2008 abbiamo messo sul tetto questo impianto abbastanza grosso, era stato il più grosso della provincia di Torino per diversi anni, per mezzo mega, che ci aiuta a soddisfare un 20% della produzione, non tanto, ma è un passo in avanti. Questo è solo per dire, un po' per vantarsi anche in effetti, però è un po' per dire che siamo sempre stati in movimento, siamo sempre stati alla ricerca di qualcosa che ci aiutasse a portarci avanti o a difenderci, dipende se la vediamo in attacco o in difesa la situazione. Poi è arrivata la crisi, che ci ha colto un po' impreparati, perché eravamo in mezzo a un grosso aumento della materia prima, l'acciaio più 50% nel 2008. Abbiamo perso il 50% di volume, un po' meno di fatturato nel 2009, quindi abbiamo dovuto lavorare per forza sui costi, e abbiamo per limitare un po' la perdita. I prezzi non era tanto possibile aumentarli.
Abbiamo passato il 2009, il 2010 ci siamo posti un obiettivo che è quello di rivedere i metodi di produzione, recuperare, di lanciarci una sfida all'interno, cioè di recuperare produttività nella produzione, nello stabilimento di Venaria, uno dei tre, il principale dei tre. La strategia qual è stata? La massima attenzione al processo produttivo, devo dire che è stato abbastanza facile, nel senso che parliamo di erba alta prima, quando hai il 50% dedicato all'attrezzaggio delle macchine è abbastanza facile che ci sia all'interno qualche errore, no? Quindi è facile tagliare un po' i costi o ottenere qualche beneficio in tempi forse anche rapidi. Però abbiamo bisogno di, sicuramente abbiamo dovuto perseguire un cambio di mentalità, una formazione che prima non c'era e sicuramente una diversa cultura. Con quali risorse? Allora, interne soprattutto, avevamo un gruppo di persone che erano predisposte e convinte del cambiamento. Abbiamo fatto delle verifiche interne, rapide ma approfondite, e abbiamo verificato che potevamo fare un passo avanti. Passo avanti, cioè di guardare fuori, andare a ricercare delle risorse esterne. Abbiamo trovato Skillab, che ha avuto un ruolo fondamentale per noi per la promozione della formazione, e JMAC, che è stata una guida, come leggete, veramente motivante per formare le persone, che sono state la chiave del cambiamento, anzi lo sono tuttora al nostro interno. Abbiamo dovuto decidere, abbiamo fatto dei corsi, degli approfondimenti, un po' come il processo di conoscitivo nell'ambito del fotovoltaico all'inizio. Qui siamo venuti in Unione Industriale, siamo venuti in Skillab, abbiamo incontrato in modo specifico, abbiamo avuto diversi incontri con la JMAC, li vedete, il segnale della JMAC, sono di Altavolino, li abbiamo chiamati tre volte per cercare di fugare i dubbi. Dottoressa Khan, colori vari, sono venuti tre volte perché dovevamo fugare dei dubbi e prendere una decisione che per noi era molto molto importante, e soprattutto volevamo capire se era possibile individuare degli obiettivi, cioè misurare gli obiettivi. Come sapete, gli obiettivi devono essere individuati, misurabili e poi valutati, no, nel raggiungimento, premiati, eccetera eccetera. Avevamo molti timori, eravamo un po' scettici anche, abbiamo capito che si poteva fare, e per questo ci siamo portati avanti. Abbiamo scelto come primo strumento di miglioramento il TPM, ma ve ne abbiamo già parlato, perché non devo parlare di lean, di pilastri e di processi, perché l'hanno già fatto prima e non siamo le persone più opportune, non sono la persona più opportuna, perché abbiamo 9 mesi di vita. Le risorse per iniziare le abbiamo viste, per continuare, allora il gruppo, per un processo di trasformazione veramente, abbiamo cambiato molto in azienda grazie alla formazione che abbiamo potuto fare. Abbiamo avuto un project leader che ha garantito un po' il mantenimento del programma tirando le file. La mentalità era giusta, diciamo, la verifica che abbiamo fatto prima di cominciare si è verificata corretta, perché il miglioramento continuo, c'era predisposizione al miglioramento continuo, il desiderio più che tutto, e l'organizzazione, perché uno degli obiettivi, almeno per noi, è quello di non perdere tempo, cioè capire quali sono le cose da fare, aiutate ovviamente da JMAC Europe in questo caso, per poter procedere e intraprendere l'azione. Cioè abbiamo preso un'isola pilota, che per noi è molto importante, qualcuno parla dell'importanza di scegliere la parte giusta da cui cominciare. Abbiamo un laminatoio con una parte di azienda molto, molto importante, da 6 unità di lavorazione, e siamo partiti da lì, abbiamo definito i tempi standard, degli indicatori vari, e abbiamo cercato di individuare subito l'area di miglioramento. L'importanza fondamentale della formazione on the job, perché la formazione in luogo, sul posto di lavoro con le persone, è stata di un'importanza fondamentale. Da lì siamo partiti con una pulizia iniziale, questa è la squadra di pulizia, c'è un po' di JMAC, c'è il management, c'è un po' di tutto qua dentro. Quali sono stati i risultati? Economici, in 9 mesi abbiamo migliorato il 15%, non vuol dire niente, probabilmente era facile, però per noi ha voluto dire che abbiamo scelto bene, ecco, fondamentalmente. Abbiamo guadagnato 500 ore di lavoro, le 500 ore di lavoro le puoi spendere poi o lavorare di meno o lavorare di più, è meglio utilizzarle, è un bonus da utilizzare, c'è un valore 50.000 euro che
serve più per farlo contrapporre dei costi, perché ci sono dei costi di formazione, la formazione on the job costa, è inutile negarlo, e bisogna anche quantificarlo, non l'abbiamo ancora fatto in modo corretto. Questo è un andamento grafico che avvalora quel 15%, è un andamento che dice che guadagniamo un punto percentuale scarso, ma ogni mese per noi è molto importante, perché sono valori morali e soldi, poi quantificheremo a un certo punto, ripeto, siamo nati da poco, da 9 mesi lì. Abbiamo visto i risultati economici che sono importanti, ma ci sono anche quelli morali e professionali, perché c'è un ambiente di lavoro più vivibile, il prima e dopo classico ce l'abbiamo anche noi, vedete è abbastanza sporco questa isola, questa parte macchina principale dell'isola pilota. A destra non abbiamo fatto un primo dopo, ma perché per rispetto della dignità, insomma, del personale, che non potevamo far vedere dove, come lavoravamo. Questo è il dopo, c'è un ordine che sicuramente ci aiuta molto, ci sta aiutando molto. Questi risultati morali e professionali velocemente, ecco il coinvolgimento dei livelli più bassi, qualcuno disse l'energia viene dal basso, credo, no? È vero. Fermo lo standard commitment, la spinta dall'alto, la convinzione dall'alto. C'è una creazione di attese per gli operatori, perché sono state coinvolte un 15-20% delle risorse, tutte le altre sono molto incuriosite, vorrebbero essere coinvolte e sono pronte a iniziare, perché hanno visto come sono coinvolti i loro colleghi che sono stati in grado di migliorare professionalmente, raggiungendo una manutenzione quasi autonoma sulla linea. Cioè, chi meglio di loro può conoscere, no, come un guidatore di un'autovettura, il proprietario capisce, sente come va la macchina, quali sono i problemi. Loro cominciano a pensare cose che non facevano prima, a cercare di mettere a posto delle problematiche che possono emergere, anzi emergono quotidianamente più volte. E poi riduzione fermo impianti e tempo di attrezzaggi, dicevo prima, 50%, un minuto su due, cioè sono numeri enormi, erano destinati all'attrezzaggio, ad attrezzare la macchina, era facile guadagnare tempo, comunque abbiamo abbassato, passati dai 27-23 minuti, non capivamo neanche bene quanto fosse, comunque chiamiamolo una media 25 minuti, siamo passati a 17 minuti, infatti una percentuale di quanto incide 8 minuti su 25, è un ottimo risultato, ecco questo. Aggiornato l'altra settimana, quindi è reale. Abbiamo commesso degli errori che poi sono quelli che diciamo siamo andati in difficoltà. Non abbiamo, ecco, capito forse nel modo corretto, non è grave questo come errore, ma non abbiamo capito subito e bene il passaggio da progetto a programma, come ci hanno insegnato. Abbiamo sbagliato qualche cosa nella gestione del tempo. E abbiamo avuto qualche momento di impasse e scoramento che ci ha portato giusto a confrontarci anche internamente per riverificare la validità del programma e la nostra volontà di continuare. Non sempre abbiamo utilizzato la Lean come priorità, perché pensavamo di farci, anzi siamo stati sommersi, o diciamo la quotidianità ha voluto prevalere in certe occasioni, su certe persone più che altro, ecco, questi sono stati gli errori principali e abbiamo perso un po' di tempo. Gli errori non commessi che consiglieremmo di non commettere, allora non abbiamo, siamo stati bravi a non trascurare il resto dello stabilimento in termini di strutture di manutenzione, di attività dedicate, non so se le altre macchine hanno migliorato la loro performance, ma sicuramente non hanno perso in produzione e produttività, cioè non abbiamo dedicato il 100% delle risorse a quest'isola, è il motivo per cui forse potremmo fare anche un po' prima, se avessimo fatto più, non so se più tempo o più risorse umane destinate all'isola di lavoro scelta, all'isola pilota. E no, ecco, non siamo partiti troppo presto con la Lean su altre isole pilota, dobbiamo farlo, vogliamo farlo, perché a questo punto vogliamo farlo, non l'abbiamo fatto troppo presto, abbiamo fatto bene. Quasi finito il futuro, ecco il mantenimento è la cosa che ci spaventa. Quando abbiamo chiamato JMAC più volte per confrontarci, abbiamo parlato per un'ora sul mantenimento, sulle esperienze fatte, perché ci faceva molto paura, è molto impegnativo, i momenti di scoramento sono dovuti probabilmente anche a questo,
però noi abbiamo come intenzione di estendere la linea, di andare avanti a tutto lo stabilimento, se possibile a tutta l'azienda, qualcuno, anzi dopo ci ho parlato anche degli uffici, vorremmo arrivare anche agli uffici, magari sarebbe bello venirlo a raccontare. Qual è la missione? Diciamo che vorremmo produrre sempre meglio in modo sempre più semplice, della serie che abbiamo passato noi il tempo a complicarci la vita, possiamo fare meglio, cioè abbiamo ancora molto da fare e forse possiamo farlo, come dice qua, molto meglio, ed è per questo che lavoriamo e che abbiamo deciso di andare avanti. Ho finito, grazie.